Oggi Maya è stata messa dentro nelle stanze perché ha tanto, tanto freddo. E così abbiamo sistemato una bella copertina nella stanza e lei è contentissima, naturalmente, contenta del calduccio e contenta di stare più a contatto con noi. Maya, capito chi è Maya, ve la ricordate? La pitbull di ormai 11 anni, ospite storica del canile comunale di La Terza. È qui già da due gestioni, questa è la terza gestione che lei conosce. Nessuno, nessuno in tutto questo tempo l'ha voluta. Nessuno. Perché i pitbull piacciono giovani, piacciono quando sono interi e possono fare cuccioli. Per guadagnarci sulla loro pelle, quando sono anziani, quando si ammalano, non servono più e si gettano in canile. Ma perché? Perché un cane così dolce, così buono deve morire qui? Perché? Guardatela, lei è straordinaria con le persone. Ovviamente, essendo una terrier, è il caso di non rischiare se avete altri cani, specialmente femmine. Non rischiare perché? Non perché lei sia una sociale, ma perché il più delle volte ci arrivano richieste da lontano e non è possibile fare prove di compatibilità. E con questi cani non si possono non fare prove di compatibilità. Ma per quanto riguarda l'affezione nei confronti dell'essere umano, non ci sono dubbi e chi conosce la razza lo sa. Lo sa e può far arrivare Maya tranquillamente, tranquillamente. Però noi l'abbiamo detto tante volte questo e non è servito a niente. Maya è sempre in canile, oggi è una privilegiata perché può stare sulla coperta calda in una stanza che comunque è fredda, se vogliamo, perché non è che in canile ci sono i termosifoni. Comunque fa freddo, fa molto freddo, io sono vestita da neve. Ha nevicato nei giorni scorsi, adesso ha smesso, però vi posso garantire che le temperature proprio sono di pochissimo migliorate, fa tanto tanto freddo, nelle case si tiene il calore al massimo se si vuole star bene e gli animali a pelo raso come lei, insomma, lo sapete, non starebbero meglio in una casa vicino a una fonte di calore. Ecco, questo per lei non è mai stato possibile in tanti anni, ha visto tante volte lo scorrere delle stagioni della sua vita. E ogni volta guardava sempre con questo sguardo triste che ha, lo vedete quanto è triste, guardava al di là della grata di ferro, sognando, probabilmente noi non sappiamo cosa pensano i cani, però la tristezza, chiunque la leggerebbe su questo faccino, anche se adesso è contenta che ha una coperta calda sotto di sé. Possibile, possibile che non ci sia nessuno che possa adottarla da figlia unica e farle fare gli ultimi anni della sua vita decentemente? Possibile? Possibile che quando volete un pitbull ve lo dovete andare a comprare, giovane e bello, per poi fargli fare la fine di Maya? Io non ci credo, io voglio credere invece che l'appello di Maya, nonostante abbia girato tantissimo, non sia ancora arrivato alla famiglia giusta. Voglio credere questo. Perché mi rifiuto di pensare che una cagnolona così non possa far breccia nel cuore di qualcuno al punto da indurlo a chiamare. Povero amore, Maya. Quante volte abbiamo provato con te? Quante volte? Anche prima di me hanno provato altri. E niente, sei proprio sfortunata. Invece ci sono cani, non so perché, anche meno carini di te, che basta che vengano pubblicati una volta e subito ottengono una richiesta. Tu zero, 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 nemmeno qualcuno che mi abbia domandato, insomma, dimmi un po' di questa Maya. Niente, zero. Lo zero assoluto, non è possibile. Cara Maya, siccome la speranza è l'ultima a morire e tu sei ancora, anche se gli anni ce li hai, sei ancora forte, no? Guardate com'è Maya, bella piazzata, muscolosa, nonostante tutto, allora forse nell'ultima parte della tua vita hai ancora speranze di conoscere la vera vita. Non ci arrendiamo, Maya, dai,
Io non mi arrendo e nemmeno tu. Non fare quel faccino triste. Su, chiameranno per te. Questo musetto imbiancato diventerà sorridente, io lo so. Non so quando, ma so che accadrà. Per questo insistiamo. Buona fortuna, adesso Maya, devo andare. Ti lascio con questo augurio ed esco e vado a casa. Ciao piccola, ciao. Eccomi.